le autorità presenti, le personalità presenti, gli illustri colleghi, signori, siamo lieti di essere oggi qui in questo centro medico diretto in modo encomiabile, anche per l'ospitalità di dare, attento, da buon, segue i nostri lavori, non se ne va in un'altra stanza, eccetera, giusto? La professore Giuseppe Mobiglia, che oggi si apre alla presidenza dell'Associazione Nazionale del Parco, associazione riconosciuta dal Ministero della Difesa e al Centro Europeo di Studi Universitari di Lascia di Conce. Oggi il Blue di Soccorso Internazionale ispira le ONU, UNESCO, OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che vedono proprio protettore generale il vicepresidente dell'esecutivo mondiale del Club UNESCO, dottoressa Maria Luisa Stringa. Il presidente del Comitato Europeo dei Giornalisti ha fatto pervenire i suoi auspici, la dottoressa Crescesi. Il gradito porge il saluto ufficiale del nostro rettore emerito, professor Don Biagio Amata, già preside dell'Università Pontificia Salesiana di Roma. Ringrazio le autorità istituzionali, naturalmente Milazzo, perché impressare, salvaguardare, tutelare. E quindi, se facciamo tutto questo, noi avremo dato un contributo in questa occasione particolare. In questa occasione posso ricordare che è stata celebrata la giornata mondiale del turismo, e qui in effetti il Pontificio Consiglio Pastorale se ne è occupato direttamente. Quindi con dei programmi, e il Pontefice sollecita anche questo, perché credere nei valori, come è stato detto, dei principi fondamentali, che sono quelli della storia, perché la storia è fondamentale. Se non conosciamo la storia non possiamo capire il futuro, e se conosciamo il futuro non possiamo fare a meno delle nostre radici in una unità continua di rapporti conoscitivi funzionali. I geografi in Italia avevano ridisegnato le regioni, cioè lavoravano su un progetto sull'organizzazione delle regioni in Italia, perché 20 regioni erano tante. Quindi bisognava cercare di riaccorpare, no, queste regioni, non più soltanto tenendo conto della storia che abbiamo ereditato, ma invece delle caratteristiche sociali, demografiche, economiche, la mobilità sul lavoro. E quindi sono studiosi, teorici, per carità, però è interessante che cosa veniva fuori. Cioè, quando si parlava della Sicilia al prossimo, i due modelli prevalenti, anzi era detto uno, era la Sicilia due macro aree, la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale. La centralità della Sicilia orientale era, manca a dirlo, su Catania, e l'occidentale su Palermo, Messina. Cioè, un discorso se può sembrare teorico, no, è pratico. Ai geografi, dopodiché dalle notizie di stampa si viene a sapere, da tutti quanti che siamo di patrimonio comune, che il sindaco Bianco, nel cercare di dare forse forza a questo. Siamo sempre presenti nel territorio messinese quando ci sono le varie occasioni che ci portano quindi ad essere proprio a portare la bandiera, ad essere presenti in tutte le varie manifestazioni a cui siamo invitati per appunto portare sempre avanti il discorso di questa associazione che ama il Fante, quindi il mondo della guerra, della pace soprattutto, ci interessiamo appunto di tutto quello che accade nel mondo, per portare soprattutto la pace nel mondo.